molto bella. Io non l'ho vista. Io non l'ho vista, Carlo. Io credo l'ultima volta che l'ho vista. L'ho vista al seminario di magia, al corso serale di magia che la tua mamma fa, non so se lo sapevi. Mi ha detto che andava l'altro giorno su Rai 2. Infatti, ecco, tutti quei maghi pazzeschi lì, la sera prima era una scuola di magia dalla mamma. La tua mamma è docente di magia, di Harry Potter, di Stavo così se lo davo del... No, scherzi, è un personaggio pazzesco. Io ero presente, ho la tessera anch'io, e sono rimasto particolarmente colpito, ma tutti i maghi sono rimasti colpiti da una magia incredibile, cioè, che forse solo la tua mamma sa fare in tutto il mondo. Cioè, hai presente la strega, la strega volante, esatto. Sì, tutti si chiedono, come farà la strega a volare, incredibile questa magia della strega. Ecco, lei spiega. Perché la scopa è magica. Sì. Ecco. Però lei non spiegava questa magia. Lei spiegava, ecco, mandiamo la prossima immagine, come far scomparire il manico della scopa. No, non c'è, Carlo, c'è, io l'ho vista di persona, il manico non c'era più. E dico che c'è. Ecco, è veramente la frase, non c'è trucco, non c'è inganno, questa volta calzava alla mamma molto bene. L'ha tagliato probabilmente, cioè. No, era una magia incredibile, anche Harry Potter non ci riusciva a farlo. Non è cazzato, dai, il gioco di ombre lo so benissimo. Vabbè, comunque, a parte questa, io l'ho vista l'ultima volta lì e? Sento lo squillio del mio cellulare. Sì, lo squillio. Cos'è? L'uomo da seminario. Diamo il cellulare di Dennis. Non è che poi però si spegne. Ho una suoneria che la riconosca a distanza. Infatti, vedi, mi è arrivato un MMS. È un MMS da tua mamma, perché... Mandalo lì un attimo, puoi vedere se è lei. No, ok. No. Ciao caro, sono rimasta a piedi, sto cercando un passaggio da un gentile signore. Carlo, la faccia è quella. No, è inciampata e per fortuna c'è la signora. Poi il messaggio continua. Purtroppo non ce la faccio a venire in tempo per il concerto. Vi raggiungerò dopo perché... Okay. Perché? Ah, sicuro? È così? Te lo devo leggere? Sì, grazie. Scusate, ero andato a cercare mia madre. È un messaggio strano, Dice così. Se non succhio non sai. Applaudire. Io la voglio conoscere il programma. Aspetta, che non è vai al corso di magia. Più ne succhio più sale e il mio stipendio non è niente male. Ah, vedete che le voci sono molto maliziosi. Allora adesso rispondi lei. Sempre cantando però. No, non importa, non fai un SMS. Allora, sei veloce da scrivere? Sì, velocissimo. Allora, scrivi. Scusa mamma, alle tue prime parole ho maliziato come pubblico e c'ero rimasto proprio male, sai. Però, visto che tuo stipendio sale, perché l'anno scorso a Natale, quando ti ho chiesto, stai scrivendo? Sì, la console, quella francese, la Nintendo Wii, tu mi hai detto... Come si chiama Wii? O-U-I, tu mi hai detto no, proprio la O chiusa, no, con un interrogativo, vado, vai, via, voglio sentire cosa, la risposta, ma aspetta, non si capisce bene, le parole sono tutte abbreviate, forse aveva qualcosa in bocca, no. Non si va a scrivere. È che linguaggio di con la lingua, scriverà con le dita, no? Ma è un linguaggio di giovane, è silenzio vanile, tutto il programma. Ecco, sì. Sta cadendo tutto a pezzi. Leggi che tanto che... Dove sono fuori qua? Sei un viziato ragazzo! Nintendo Wii! Nintendo Wii? Sì.
sono un vicario ragazzo? Succhio un altro! No! 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 Se vuoi te lo leggo. No. Hai fatto la rima. Hai visto male, però a dire esco con Marrazzo. Com'è possibile? Ma fino all'altro giorno mia mamma la spiavo che si preparava, che diceva vado a giocare a bridge con le amiche, vado a fare il decoupage. Mamma si veste davanti allo specchio, sulle mutande le casca l'occhio, c'è una fiammata colore marrone, ma con i jeans non si vedrà. Bambini, non fate la casa, è tutto un gioco di specchi, ma... sì, perfetto. Neanche a Luna Park ho trovato questo specchio. Che schifo. Mamma dice, da domani la smetto di mangiare fagioli se fanno sto effetto. Proprio stasera che devo uscire con le amiche, suona il citofono, sono già qua. Fai presto, che ci ha bruciato, ma nel primo non c'è un eccesso, la stasera ci lasci di distrutto, che non so bene, non c'è bene. Chi è che ha ballato? Si è sentito fino a dopo. Deve suonare, non suona quando invece dovrebbe stare fermo.